Bentornati ragazzi e ragazze in un nuovo video. Quest'oggi, forse anche qui una delle prime volte che portiamo questo argomento sul canale, quest'oggi andiamo a parlare di squishy. Ma squishy veri, squishy, questo squishy. Allora, L'abbia. questo Vai. l'abbiamo preso in un negozietto che si chiama Capogiro, si trova Lecco. Ha un po' di tutto, diciamo, anche roba unicornosa, roba di... Oddio, vabbè, per Halloween, per esempio, c'erano delle Sì. maschere, insomma, cose così. Lo potete trovare, se qualcuno di voi è interessato, credo ci sia anche un... Vabbè, comunque li potete contattare su Facebook o su Instagram. Stavo cercando se c'era un sito internet. No, non credo. No, Va comunque bene. basta cercarlo e si trova. Esatto, vedete, via. Questo è il numero, magari se qualcuno di voi è di queste parti vuole andare a dare un'occhiata. E vende anche degli squishy. Ovviamente questo squishy che abbiamo preso noi era l'ultimo, tra l'altro, messo in vetrina, e quindi la signora me l'ha preso apposta per me. Il prezzo era di 13 euro.13 euro, vabbè, più o Ma meno. adesso vedete perché costa così E tanto. ce n'erano di altri tipi. C'era anche il gufetto, il gattino dentro un bicchiere, la mela, la fragola e altri. Dice che poi dovevano arrivare gli altri squishy. Vediamo come è fatto. Allora, questo è il pinguino, è simile a quello, non mi ricordo di che marca, forse della Punimaru, credo, non mi ricordo, o della Candy Sun, boh, vabbè, comunque, una marca che al momento non mi ricordo, è morbidissimo al tatto, molto morbido, profumatissimo, profuma di fragola, buonissimo, e niente, appunto, è un pinguino ciccione. Questo qui era l'unico squishy più grande che avevano. E niente, adesso andiamo a squisciare. Cosa dite voi? Andiamo a squisciare? Andiamo, intanto squisciamo il becco. Mi piace tanto squisciare le parti piccole. Vedete già quanto è. È molto slow rising, ragazzi, questo, eh. Si sente anche proprio come consistenza. Guardate, 3, 2, 1. Cioè, è una frittatina. Guardate quanto tempo ci mette a ritornare su. Cioè, ragazzi, è molto 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 slow rising e non costa tantissimo, diciamo, perché ci sono alcuni squishy che costano anche 20-30 euro, cioè quelli slow rising, guardate, cioè, guardate, ragazzi, ovviamente fare grinze, fare grinzette, però guardate, cioè, ci sta mettendo un botto di tempo a tornare su, contate che non è ancora del tutto tornato su alle sue forme originali. Se ci mette almeno, se lo chiede tutto un 30-40 secondi comodi prima che torni così. Esatto, è bellissimo. Cioè, guardate ragazzi, ancora non è tornato proprio della sua forma originale. Io ve lo straconsiglio, se magari qualcuno di voi è di qua e gli piacciono gli squishy, ve lo straconsiglio. Il prezzo è basso rispetto ai classici squishy di marca che troviamo su internet e la consistenza è spettacolare, soprattutto è slow rising, cosa che gli squishy non di marca non sono, perché quelli che ho praticamente sono duri rispetto a questo. E niente, è pitturato benissimo. Sì. Forse c'è qualche imperfezione proprio piccola, minima qua. Non è proprio pitturato bene, però io lo adoro perché è veramente morbidissimo. Ha la consistenza marshmallow, scusate, che dice tanto Erika Kawaii. Ha la stessa consistenza. Cioè, adesso lo appallotto, no? E vediamo il tempo che ci mette a tornare su. Cioè, guardate, Ci mette un'eternità. Slow ragazzi. È bello slow rising. rising tantissimo. Cioè, io se questo, se mai ne prenderemo un altro e ci farò lo squishy battle, secondo me, non so chi vincerà tra i due.
perché quelli che aveva, ragazzi, era il gufetto mi piaceva tanto perché era tutto rosa. Però non ho visto tanto la consistenza buona. Poi magari vedremo più là se prenderlo e vi faccio vedere il confronto. Anche se era veramente bellissimo quello squish lì. Questo qua l'ho preso perché era bello cicciotto e quando si squiscia si sente proprio tutta la morbidezza. E niente. Questo è quanto, insomma, hai visto uno squishy vero Vero. di che pasta hai fatto? Se volete vi posso fare anche il confronto tra questo e lo squishy di marca della Vlampo che ho e l'altro della Squishy Fan, sempre che ho lo squishy torta. Se qualcuno vuole magari vedere il confronto dello slow rising, diciamo, lo scriva nei commenti che ve lo faccio. Pensavo che vedevamo il confronto pallina Ghost Heroes. Va bene, noi ci vediamo al Alla prossimo prossima. video. Ciao ciao. Ciao!